Se avete mai pensato alla civiltà faraonica di Tiziano, ecco, questo è il gioco che fa per voi, rilasciato nel 99 da Sierra, Faraon! Welcome to ancient Egypt, land of the pharaohs. Questo gioco non è una vera e propria storia. Noi vediamo la storia dell'antico Egitto, dalle sue origini fino alle sue cadute. Beh, qual è la grafica, se devo dirvi la verità? Beh, essendo un gioco del 1999, utilizza lo stesso identico motore grafico di Kaiser 3, che è stato fatto dalla Sierra Entertainment anch'esso. E se vedete, le ambientazioni sono tutte viste dall'alto, con un'angolazione di tre quarti, e tutto in 2D, dagli edifici, che non sono niente male, anche addirittura ai personaggi, che sono uomini, tutti in 2D. Discretamente animati, e non è niente male. Sinceramente mi sarei aspettato un po' di più, ma del resto è il 99, non siamo mica nel 2014. Insomma, si può dire che è gradevole per essere della sua epoca. Il lato audio è molto semplice, perché abbiamo effetti sonori che sono discreti, sembrano quasi presi da Kaiser 3 e anche addirittura le musiche di sottofondo, molto in tema egiziano, adatte per accompagnare questa atmosfera egizia. E sulla giocabilità, che vi devo dire? Questo gioco è come Kaiser 3, semplicemente un gestionale strategico. Voi cosa dovete fare? Voi avete un terreno, scegliete che tipo di civiltà volete costruire, una civiltà fertile o anche militarmente preparata. Si passa dal periodo predinastico al periodo arcaico, antico regno, medio regno e nuovo regno insieme. E tenete presente una cosa. Le costruzioni dovete costruirle sempre nei terreni più adatti. In certi terreni ci può essere le coltivazioni, se il terreno è fertile, ma potete fare anche sulle rive del Nilo stesso. E poi, tra l'altro, oltre a costruire edifici come case, mercati, porti e anche addirittura templi, dovete anche addirittura, come si chiama, creare monumenti importanti come piramidi e sfingi per accrescere il vostro potere di governatore di un territorio, ovviamente. E ogni volta che fate uno scenario dovete completare degli obiettivi che sono circa 7, dipende da dove vi trovate e cosa dovete fare. Ogni volta che avete costruito un tempio non è che dovete fare niente, ci sono gli dei che dovete adorare e loro stessi. Se non li adorerete con festività o qualcosa, loro vi creeranno dei problemi. E quando avete le abitazioni, tenete molto presente che dovete creare un livello appetibile per chiunque. E le materie prime dovete raccoglierle nelle zone più che adatte. Insomma, c'è tutto per costruire la vostra civiltà da zero. E il mio consiglio è di provarlo. Se adorate essere dei grandi conquistatori, beh, sapete che esistono anche addirittura un'espansione chiamata Cleopatra Queen of Nile e migliorava soprattutto l'esperienza di gioco. E se volete giocarci sul computer, vi basta avere un Windows 95, 98, Millennium, 2000 XP, 133 MHz di Pentium, processore, 32 MB di RAM, 300 MB di spazio libero sul disco. Un computer vecchissimo può andare bene. Vi aspetto domani! And to unite this realm under its own house with one supreme leader. Establishing Thinis as a thriving city like nothing ever seen before will prove the worthiness of the Thinite Confederacy and help them gain supremacy over Lower Egypt and the other factions vying for power. In time, this will mean providing the population with entertainment and building wonderful temples to worship the region's patron deity. To build a city this grand will require a substantial supply of cash.
you'll find rich deposits of gold ore in Thinis, and harvesting them should be your first priority.